Buonasera a tutti, il consorzio di Francia Corta vi dà il benvenuto in questa bellissima degustazione e oggi parleremo di un territorio vicino. Siamo a due passi da Milano, quindi in Lombardia, ma un, un territorio molto, molto vocato le slide. Quindi un, un territorio con una lunga storia. Qui parliamo dell'undicesimo secolo quando facciamo un passo indietro ok dunque il nome come nasce il nome francia Corta? andiamo molto in là quindi è una, una certa storia eh, che risale all'undicesimo secolo dove veniva definito Curte francas dal latino, ma perché era esentasse da, eh, dalle tasse dell'epoca, quindi veniva gestito dal, dal clero. Una testimonianza netta oggi: eh, esistono quindi in questi territori eh, ancora che una volta era l'enclave proprio dei, di, di questi eh, priorato di Cluniacensi e Circestensi. Oggi, addirittura, se parliamo di Clusane di Diseo, eh, che è rimasto il nome tuttora di de uno dei comuni del lago di Diseo. A questa somiglianza con il Cluny, quindi il Cluny in Borgogna, questi, eh, questi monaci venivano tutti dal, da, da, quel, da quel territorio e così prende il nome Franca Curtis, quindi non pagavano eh, dazi, non pagavano le tasse in cambio ovviamente dovevano garantire eh, il passaggio delle merci verso Brescia, quindi tutte le merci dalla Val Camonica verso, verso Brescia e soprattutto garantire e difendere le strade, mantenere la pulizia e lo sviluppo del territorio. Certamente qui eh, andiamo molto in là, però la testimonianza è quella di Timoline oggi con i, eh, i monaci di Santa Giulia e Cluny che citavo prima e altri eh, paesi. Poi nel 1277 c'è una prima testimonianza di eh, questo territorio dove... Veniva descritto eh, negli annali del comune di Brescia questo territorio e veniva confinato tra due fiumi, quelli che troviamo anche oggi, quindi fiume Olio, la parte vicino a Bergamo diciamo, e poi fiume Mella, questo eh, verso la terra bresciana. Successivamente poi ehm, questo territorio... Nel 1429 vengono definiti i confini dal doge Foscari, Francesco Foscari, e poi successivamente abbiamo una testimonianza molto importante, quella del 1570. Quindi parliamo di una storia molto radicata di questo medico d'origine bresciana che scrisse all'epoca eh, un, un documento, un libricino, Libellus De Vino Mordaci, eh, Gerolamo Conforti, che possiamo dire è stato anche il primo sommelier perché non solo descriveva questo vino che lui definiva sicuramente optimum and mordacissum ma aveva capito anche l'importanza di queste bollicine ovviamente la fermentazione all'epoca partiva spontaneamente non era voluta però piacevano queste bollicine lui descriveva come bollicine che d'inverno avevano una percezione a livello gustativo, poi andando verso l'estate venivano man mano scemando queste eh, bollicine. E poi sicuramente il catasto, quindi il catasto napoleonico che descrive, sono documenti ufficiali, descrive molto bene questo territorio, dove venivano menzionati questi vitati che erano al di sopra delle esigenze del territorio, perché parliamo di un territorio e gli ettari vitati all'epoca erano superiori a 1000 e ancora di più se pensiamo a tutto eh, l'arattivo di questo territorio. L'arattivo era circa 9940 ettari, quindi eh, dislocato in, in tutto il territorio. Poi il vino, il vino Franciacorta, identifica sicuramente un metodo un vino di conseguenza è un territorio, quindi il nome Franciacorda intende queste tre eh, denominazioni. Sicuramente è un vino che oggi avanti, ecco, è un vino eh, oggi prodotto in tutto il territorio e parliamo nei 19 comuni del territorio eh, franciacortino. Siamo quindi in Lombardia, a due passi, per eh, spiegarvela così, da Milano verso Brescia, all'altezza del eh, casello Palazzolo, pala, Palazzolo sull'Oglio, quindi siamo subito dopo eh, il ponte Oglio, quindi subito dopo Bergamo. Da lì in poi inizia il territorio franciacortino che va fino a... A, eh, fino a ridosso del bresciano oggi con gli etari eh, vitati. Sicuramente costituisce oggi una ricchezza, quindi una ricchezza per il territorio, ma si sviluppa a partire da quello che una volta erano le case o magari le, le dimore, quelle storiche o le ville degli industriali bresciani che poi ad un certo punto diedero veramente un, una scossa al territorio. Chi aveva le, le cantine, altri hanno costruito da zero le cantine, gli età rivitati e così prende nome questo eh, il territorio. Si tratta di un anfiteatro, un anfiteatro. Pensate a questo territorio come un ghiacciaio: quindi un ghiacciaio che a partire dalla Val Camonica, dall'Alta Val Camonica. Oggi abbiamo una testimonianza netta: siamo in linea d'aria 33 chilometri con quello che è in Lombardia l'unico ghiacciaio. Permanente, quindi questo ghiacciaio scendendo verso Brescia, verso la valle, eh, all'altezza di Montisola, l'isola che troviamo oggi, eh, si divide in due parti, allora due parti ben distinte, da una parte quella bergamasca e dall'altra parte quella bresciana, e si ferma dove oggi troviamo il monte Orfano, quindi quasi a ridosso dell'autostrada, quella è la parte sud di questo territorio. Quindi Possiamo definire o immaginare meglio per capire questo territorio come magari un triangolo con il vertice, la punta di questo triangolo che è l'area nord e vira verso il lago Di Seo, quindi la punta più alta, la base. La parte sud è quella verso l'autostrada e poi le due sponde da una parte, quindi abbiamo il fiume Olio e dall'altro quello che sono le propagine delle, delle Alpi Retiche, quindi quelle lombarde, che arrivano fino vicino al fiume eh, Mella. Abbiamo, eh, non giochiamo in altimetria in Francia Corto, però due punti molto importanti. Uno è il Monte Alto, che anche risulta oggi il punto più alto del territorio, quindi 651 metri, e poi il Monte Orfano, 452 metri, che fanno un po' da spartiacque anche per il clima di questo territorio. E allora questo ghiacciaio. Fermandosi eh, in questo territorio, crea quello che oggi noi definiamo le colline moreniche. Quindi, all'interno di questo territorio considerate un, un arco, un cerchio, un mezzo cerchio che guarda il lago Di Seo, e quindi questa zona collinare che racconta bene un territorio all'interno e un territorio all'esterno. Um, particolarità con vini diversissimi e di vini di estrema qualità da una parte e l'altra. Qui abbiamo il timeline del, uh, della storia, giusto per facilitarvi le cose, quindi vedete la nascita, siamo circa al XIII secolo e poi man mano con dati importanti. Va menzionato sicuramente 1961 perché nasce eh, la storia del Franciacorta moderno come lo conosciamo oggi, o meglio la prima bottiglia eh, di Franciacorta che nel 1961 veniva chiamato Pinot di Franciacorta. E la testimonianza è tutt'ora da Guido Berlucchi, l'azienda, quindi è rimasta l'ultima eh, bottiglia. Una storia che nasce non per caso, ma volutamente perché volevano creare un vino eh, importante un vino con un metodo specifico, hanno cercato per tanti anni di realizzarlo ma senza, senza riuscire. Sono stati tre persone, quindi eh, Zigliani in primis e Guido Berlucchi, dopodiché nel 1961 creano questa eh, prima bottiglia di Pinot di Francia Corta. Da lì in poi eh, nasce questo territorio. Iniziano tanti produttori quindi la produzione di questa tipologia di vino e costruiscono così le cantine che oggi quelle eh, che aderiscono al consorzio sono un attimino di più ma Corta ha soltanto 116 cantine in 19 comuni in questo territorio. Poi sicuramente eh, nel 1992, cito alcuni dati importanti, inizia questa zonazione eh, del territorio che oggi è definitiva dove viene mostrato e viene raccontato questo territorio diviso in varie aree ben distinte. Ovviamente aree distinte, materiali diversi, territori diversi, di conseguenza la maturità dell'uva, la qualità dell'uva e di conseguenza poi eh, il vino. Ok, qui nel, ovviamente nel 1995 il consorzio prende... Eh, crea anche quello che viene, viene definito il marchio consortile, quindi eh, con, eh, con la DOCG e successivamente iniziano anche grandissime manifestazioni, con, eh, ad esempio dal 2000 nasce il, prima, il primo festival di Franciacorta che è appena concluso a settembre e anche la strada del vino del Franciacorta, quindi sono come dire associazioni che lavorano bene in questo territorio per promuoverlo. Sicuramente poi nel 2002, per volontà di eh, alcune aziende, nasce il primo Franciacorta biologico. Vi porto un dato. Eh, oggi siamo eh, eh, stiamo andando verso il 100% biologico. Oggi siamo più di tre quarti di ettari evitati. Poi li vi do eh, le cifre, quindi un totale 3100, più di 3.100 etari evitati. Pensate circa 75% biologico. E un domani sarà quasi tutto biologico. Poi successivamente, ehm, nel 2015, ad esempio, va citato. Eh, ancora l'official sparkling all'Expo, Expo, expo di, di Milano, dove è stato il vino ufficiale della manifestazione. E poi Floating Piers, quindi c'entrava prima con eh, il Montisola, questo ponte, questo tappeto arancione che collegava la costa con eh, un bel percorso eh, su tutto il lago. Poi nascono varie selezioni, quindi eh, questo territorio in dal 1961 col primo Francia Corta ver ha veramente fatto passi da gigante, quindi si è letteralmente trasformato. Oggi questo consorzio non tutela solo il Franciacorta, ma tre tipologie di vino, tre denominazioni, quindi all'interno di questo territorio abbiamo Franciacorta DOCG, Curte Franca DOC e eh, Sebino IGT. Ovviamente 200 soci che aderiscono al consorzio, ma il Francia Corte e i produttori sono 116 oggi quelli che eh, aderiscono al consorzio. Ovviamente bisogna citare l'osservatore economico molto importante, quindi questo sistema certificato, questo sistema che... Se andiamo a vedere altri consorzi in Italia si fa fatica ad averlo, quindi qui c'è una tracciabilità di quello che viene definito e fatto in determinate aziende e sicuramente questi dati, dati analizzati, dati analitici provengono direttamente da questi registri eh, contabili delle aziende e sicuramente anche questo flusso poi rimane come un uh, flusso anonimo. Non so se si vede, si vede bene. Però qui vedete una, una, panoramica, una panoramica di quello che è stato la produzione del Franciacorta. In volume, quindi se voi vedete, dal 2014 al 2018 c'è un incremento del venduto in bottiglie. Oggi siamo all'incirca 18 milioni di bottiglie, dati eh, recentissimi. E la, la schermata in basso sono i paesi che nel frattempo si sono cambiati dal 2014 Oggi potrebbe sembrare strano, ma neanche no, dove si vende di più all'estero è la Svizzera, che è un, eh, per mano di tanti distributori che poi prendono eh, questo vino e poi lo distribuiscono in giro per il mondo. Quindi le vendite in questo caso sono sempre in incremento e parlavamo della, della viticoltura biologica, ovviamente sono 1923 ettari vittati, cioè o biologico o in conversione, per un totale di 3.101 ettari vittati. Un progetto molto interessante, molto importante, è il progetto eh, ITACA, che possiamo dire senza alcun dubbio il primo in Italia, per volontà del consorzio di un gruppo studi, e si è avviato questo programma volontario di autocontrollo sicuramente di eh, riduzione eh, dell'emissione di gas eh, a effetto sera, questo su scala sicuramente eh, globale. Poi un'altra cosa molto importante, va citato soprattutto la riduzione o l'utilizzo, o, o meglio, regole ancora più severe vicino a luoghi quelli dove viviamo tutti i giorni, quindi vicino alle scuole, vicino agli asili, vicino eh, a, a, alle fabbriche quindi l'utilizzo di questi eh, agrofarmaci e poi la confusione sessuale che ormai viene utilizzato da tantissimo eh, tempo in questo territorio. Che cos'è il metodo Franciacorta? Raccontarlo così è anche semplice farlo, perché ad un certo punto si aggiunge ad un vino fermo fatto da vitigni di quel territorio, sono quattro oggi, si aggiunge un pochettino di lievito e dopo questo lievito inizia a trasformare il vino quindi converte lo zucchero in alcol CO2 e, eh, calore e altre sostanze, dando poi creando quello che è oggi il franciacorta come eh, lo conosciamo. E poi l'affinamento. In franciacorta abbiamo un affinamento di 18 mesi per l'entry eh, level, quindi per il franciacorta. 24 mesi, 30 mesi e 60 mesi di permanenza. 60 mesi di permanenza vuol dire 5 anni, non è poco, è tantissimo. E non sai mai come sarà il prodotto finito, perché un vino fatto oggi nel 2020, se decido di fare la riserva, posso solo, potrò assaggiarlo solo dopo 5 anni. Quindi pensate, cioè, è un paradosso però... Si pensa ad avere un figlio, vederlo crescere, che bere una bottiglia del genere, o magari dedicare la bottiglia proprio al figlio appena nato. Molto importante è i vittini che si utilizzavano tre iniziali fino al 2017, con la vendemia 2017, è entrato un altro vittinio, quindi Erbamat, in una percentuale minore ovviamente. La produzione oggi del vitato per lo Chardonnay è maggiore, quindi parliamo di 81%. Poi un 15% di pino nero, poi il pino bianco, e il restante 1% oggi è l'Erbamat. L'Erbamat è entrato quindi fatto dal 2017, le prime bottiglie usciranno eh, con quest'annata. Ovviamente non tutte le aziende possono farlo, ma perché ce n'è poco? Quindi. Pensate alle aziende, quelle più grandi come numeri, ecco, quelle hanno qualche ettaro magari di, di Erbamat, ma ce n'è pochissimo. E è un vitigno eh, molto importante, un vitigno bresciano, quindi un vitigno autoctono. In questo caso un vitigno, perché poi c'è dal Cinquecento, ma sulla sponda del lago di Garda, non del lago di Seo. Che cos'ha di particolare? Intanto viene. Entra a far parte nel nell'uvaggio del Franciacorta a parte il Saten. Siete qui per assaggiare il Saten, quindi noi oggi assaggeremo sei calici di Saten, sei tipologie di Saten eh, diverse, quindi da varie zone della Franciacorta. Non assaggeremo Erbamat ovviamente perché non è contemplato in questa, eh, in questa tipologia. In tutte le altre per un massimo di 10%. E allora si è scelto inserire questo, eh, questo vitigno autoctono, quindi storico del territorio, che sicuramente la caratteristica è quella spiccata acidità: una spiccata acidità che dà un contributo notevole di freschezza a questo vino e eh, alle, basi, alle prime basi, senza però stravolgere minimamente il profilo organolettico di questi vini. Ovviamente Francia Corta ha delle norme rigidissime come disciplinare come territorio e quindi eh, pensate a 120 quintali ettaro eh, in vendemmia, vendemmia esclusivamente a mano in questo territorio, però la resa in vino è ancora più bassa, come andremo a vedere rispetto ad altri, eh, ad altri territori. Inizia il procedimento con l'appressatura faccio una panoramica veloce, quindi la pressatura soffice, si raccoglie il mosto fiore, la parte migliore dell'acino, cioè non tocco tanto la buccia, ma non tocco neanche l'interno. Immaginate di assaggiare i semini, i vinaccioli d'uva, non sono mai piacevoli, o sono leggermente acidi, o sono leggermente tannici, per cui eh, quelli vengono esclusi, e si fa questo vino solo con la parte migliore, quindi, Solo col mosto fiore. Una volta creato il vino, poi, una volta creato il vino, dopo l'assemblaggio eh, della QV, normalmente avviene in, eh, subito dopo l'inverno, e in primavera si mettono insieme eh, i vini, quindi si sceglie la parcella o le parcelle, perché si fa la QV per questa tipologia di vino, quindi ogni produttore sceglie che tipologia di vino vuol fare incrociando o mettere, mettendo insieme queste parcelle quella più fresca, meno fresca quella più calda, meno calda quella magari con un vitigno un con un altro vitigno inserendo poi anche i lieviti così dà vita a quello che sarà dopo l'affinamento per un lungo periodo si aggiunge il tappo a corona all'interno del tappo a corona eh, troviamo la bidule che è una sorta di un altro tappo, un serbatoio eh, in plastica, dove alla fine verranno depositati i lieviti, tra virgolette, morti prima della sboccatura, e così questo è il periodo, quello diciamo di sosta sui lieviti più importante di eh, questo, questo vino. Più lungo sarà questo periodo, migliore sarà il vino, ovviamente deve avere i requisiti giusti, cioè la parcella giusta, la nata giusta, perché non da tutte le parcelle ovviamente si possono fare riserve o vini che possono invecchiare tantissimo e poi la scotitura, la scotitura che avviene su queste pupitre, questi cavalletti fatti a piramide, dove la bottiglia viene manualmente dal punto di vista scenografico, oggi utilizzano il giropalè, non è altro che imitano il lavoro umano. Ma riducono il tempo, quindi in questo caso da 21 giorni si riduce a una settimana okay, e si raccoglie questo lievito in, in punta di questa bottiglia. Quindi poi basta togliere attraverso la sboccatura. In questo caso, dov'è? Quello che vedete si chiama la volée, il metodo quindi si fa oggi solo da far vedere ad uno scopo scenografico. Perché immaginate un'azienda che produce un milione di bottiglie, farle tutte a mano è un caso impossibile. Quindi esiste questo metodo, altrimenti quello alla glass. Quindi queste bottiglie vengono prese, girate, il collo in giù. In un liquido a meno 30 gradi, viene congelato nell'arco di pochi minuti dal collo della bottiglia per 4-5 cm, e dopodiché la bottiglia attraverso una macchina eh, spelle questo cilindretto di ghiaccio e dopodiché anche eh, diciamo, le impurità, gli eviti, quello che è rimasto all'interno eh, della bottiglia. E si arriva al dosaggio e qua si decide per volontà. Dell'azienda che tipologia di vino si vuole ottenere. Allora, se noi vogliamo un dosaggio zero, aggiungiamo zuccheri eh, pari a zero o dosaggio zero viene, viene chiamato padosé, dosaggio zero, vuol dire non aggiungo altro se no lo stesso vino. Quindi immaginate due bottiglie a tre quarti rabocco una per raggiungere la misura giusta ma in questo caso ho aggiunto solo vino e nient'altro altrimenti se aggiungo un, un po' di vino e un pochettino di zucchero aumento quindi eh, il dosaggio di, di queste bottiglie allora abbiamo i dosaggi l'extra brut fino a 6 grammi brut fino a 12 grammi poi l'extra dry da 12 a 17 dry 17-32 e demi sec 32,50 non si fanno Rispetto ad altre zone che fanno anche un metodo eh, dolce, qui non si fa in Francia Corta, quindi ci fermiamo ad un demi sec. Demi sec è quello che normalmente poi si abbina ad una pasticceria secca, ad un dolce alla crema, ad una mousse dolce, quindi piatti prevalentemente eh, dolci, ma non è detto perché abbiamo notato e volentieri abbino il Demisec Franciacorta con piatti salati e l'abbinamento è sempre eh, armonico, molto importante, o anche vari formaggi, formaggi strutturati. Le tipologie, le tipologie, quindi Franciacorta, eh, la prima tipologia, uve tutte, dove l'erba mat non può superare il 10% e il pino bianco non può superare il 50%, tutti i dosaggi minimo 18 mesi d'affinamento. Poi abbiamo la versione satin che noi assaggeremo, eh, assaggeremo stasera, solo uva bacca bianca, dove il pino bianco non può superare il 50%, quindi no erbamat. Maturazione minimo 24 mesi, quindi questi dati mesi d'affinamento sono quelli ufficiali, però tutti i produttori. Mantengono questi vini un pochettino di più sui lieviti. Quindi un 18 diventa un 25, magari a volte anche 30, un 24, ancora un pochettino di più. E il franciacorta e il, il satin lo troviamo esclusivamente nel dosaggio brut. Quindi non, tro non troverete un satène extra dry, semi, eh, extra brut o non dosato, È esclusivamente in un dosaggio brut. Poi abbiamo la versione rosé. Ovviamente dove il pino nero gioca un ruolo importante, deve essere il minimo 35%, qui con 24 mesi di affinamento, poi la versione millesimato per tutte le tipologie. millesimato semplicemente significa l'uva della stessa annata per almeno 85%. Quindi se faccio millesimato 2020, 85% sarà del 2020 e bisogna Inserire in etichetta poi l'anno di, di quest'uva. Troviamo qui tutti i dosaggi, un affinamento superiore ai 30 mesi e poi quello che abbiamo citato prima, quindi la riserva, la riserva è un prodotto eh, con un lungo affinamento, quindi superiore ai 60 mesi, più di 5 anni. 67, vogliamo servire intanto? Grazie. E, mh, 67 mesi di affinamento ed è eh, pensate a questa evoluzione che può andare avanti ancora oltre. Che cosa abbiamo? Se confrontiamo questi dati con eh, altri territori, territori importanti oggi per questo metodo, mi avvicino anch'io, che... quindi notate... Ehm, Vitigni, la prima colonna, vitigni, scialone Pino nero, pino bianco, con le caratteristiche che abbiamo citato, rispetto ad altri territori. In questo caso abbiamo messo, ma giusto per fare un confronto, per rendere l'idea di che cos'è il Francia Corta e cosa stiamo bevendo. Quindi, rispetto allo Champagne, Trento Doc, Oltre Popavesi o Cava, questi vitigni cambiano, sono diversi. Magari con lo Chardonnay quasi sempre, beh tranne, tranne il... Uh, okay. Poi per il resto lo troviamo, lo troviamo dappertutto. Se notate poi la seconda colonna, quella che va citato, eh, l'uva, quindi le rese in quintali, 120 da una parte, e poi notate anche soprattutto il cava, il trento doc, un pochettino di più, e l'oltrepopavese. Quello che cambia, è un dato che va citato sicuramente, è la resa in vino, dove quello franciacorta è minore. Qui parliamo di 54%, quindi non più, se lo faccio in bottiglie per rendere l'idea, da un ettaro, se voi fate i conti, posso ottenere solo 1666 bottiglie rispetto ad altre zone dove lo champagne più di 9.000. Eh, 30 14.000 perché in base alla resa, che cosa vuol dire? Maggior concentrazione e maggior qualità, maggior eh, la spremitura, la selezione di queste uve è sempre maggiore, nel senso si prende la parte migliore rispetto a, ad altri territori. E poi l'ultima colonna: l'affinamento, l'affinamento dove troviamo poi affinamenti diversi in base ai disciplinari dove per il Franciacorta abbiamo il massimo eh, riserva 60 mesi e così per le altre zone, man mano per le altre zone bene adesso beviamo vi stanno servendo e assaggeremo stasera Saten che se pensate è una tipologia All'interno di un disciplinare, cioè una tipologia in più. Pensate, non troverete da nessuna parte il satin se no in, in Francia corta, quindi non esiste quello che abbiamo citato prima. Qui si tratta esclusivamente la Francia corta. Ed è una cosa molto carina, molto bella, pensata molto bene e si è voluto creare una tipologia ma anche per eh, rispettare raccontare ancora di più questo territorio ma perché il territorio come è noto non si tratta di un territorio freddo perché dove siamo? siamo a ridosso di uh, di Lago di Seo siamo a ridosso del Lago di Seo questi venti freddi venti freddi che arrivano eh, dal, lago, dal lago di Seo, quindi dalla Val Camonica, dalla punta più alta, vengono mitigati sicuramente con il clima del lago di Seo. Per cui il territorio, eh, territorio all'interno eh, di queste colline moreniche, dunque del bacino morenico, trova... Una, un clima particolare, trova un clima veramente perfetto. Certo, distinto rispetto alla parte esterna, non sto parlando di qualità migliore o peggiore, sto parlando solo di caratteristiche diverse e deve essere così. Quindi ogni territorio mostra caratteristiche diverse. Facciamo un brindisi intanto, poi lo spieghiamo. Salute. Quindi abbiamo, serviamo anche il secondo, quindi abbiamo la batteria Saten, sono sei vini eh, provenienti da diverse parcelle, diverse aree, diverse zone. Dal 1990 con nome di fantasia, nome di fantasia Saten si rifà ad un termine ovviamente orecchiabile francese ma scelto per l'assonanza con settoso semplicemente vuol dire settoso settoso al filo garbato della seta quindi al tatto molto morbido come vino ma anche come un filo di seta che è tra i più resistenti se ci pensate i più resistenti in natura quindi questa è la fascia dove si inserisce oggi eh, il saten pensate ad una un vino velutato, ma non un vino morbido. Un vino morbido sarebbe un'altra cosa: un vino velutato, ma altrettanto eh, incisivo nel, nell'acidità. Uva bacca bianca soltanto, ripeto: pino bianco, massimo 50%. Ovviamente, nel tiraggio si parlava. Si stavano dicendo. Della, eh, di questa nota velutata, quasi settosa, eh, morbida al gusto, perché al tiraggio, il, il, quando si fa la QV, quella che abbiamo sentito prima, non si aggiungono 24 grammi di zucchero, quindi per sprigionare i 6 atmosfere finali, ma un pochettino di meno, e qui parliamo di 18 grammi di zucchero, 18,50 per raggiungere poi una pressione in bottiglia leggermente inferiore che è quella di 5 atmosfere in bottiglia. Quindi probabilmente troverete queste, questa cremosità ancora eh, incisiva di questi vini. Il saten è come dire, mi svuoto un pochettino eh, di, di un po' di effervescenza perché ne ha meno rispetto ad un Franciacorta normale o ma magari più cremoso per far vedere ancora la morbidezza del vino, per mostrare ancora il territorio. Quindi non significa in questo caso il vino più morbido, ma sicuramente il vino con più stoffa. Ed è quello che racconta meglio il territorio Franciacortino perché parliamo di un territorio notoriamente caldo, non molto freddo, se dovete paragonarlo poi con un altro, pensiamo dal Trento Doc o da un altro territorio italiano. Ovviamente l'uva si cerca qui di raccoglierla un attimino un pochettino più matura, un pochettino più matura magari anche un giorno o due più in là, non molto più in là, per esempio il fatto perché questo vino, essendo eh, durante il tiraggio si aggiunge meno eh, zucchero ha bisogno di più, per, per più alcol per bilanciare eh, la, quello che è la gradazione tasso alcolemico finale. Quindi si raccoglie un attimino più tardi per avere più zucchero e così di conseguenza si va a balanciare quello che manca poi dall'aggiunta. Questo è il senso. Cosa stiamo bevendo e dove siamo? Primo calice, intanto confrontate anche i colori, avete l'illuminazione giusta, credo. Il primo vino rispetto al secondo sembra un attimino più carico, più paglierino semplicemente, quindi con note diverse. Sono territori diversi. Ho cercato di inserire tut, quasi tutta l'area, perché è molto estesa, però almeno eh, zone diverse, diverse per raccontare meglio questo territorio. La prima bottiglia è La Fiorita. Siamo a Ome, una zona. Eh, molto vocata, quindi l'entroterra della Francia Corta, non siamo all'esterno ma siamo in un'area molto centrale, un'azienda piccola, pensate le prime bottiglie vengono prodotte nel 2000 e la costruzione poi della cantina nel 2010. Pochissimi etari vitati, quindi pensate a 10 etari vitati per una produzione di forse di 85-90 mila eh, bottiglie. Qui beviamo un sansanè o senza annata, magari vedrete la, la sigla SA, vuol dire semplicemente non è un millesimato. Quindi eh, non sappiamo l'annata dell'uva di di, in questo caso, però. Si può intuire in base anche alla sboccatura, qui parliamo della sboccatura ottobre 2019 e se questo vino ha fatto almeno 18 mesi, quindi se andiamo a ritroso potrebbe essere un vino di 2-3 anni fa, quindi 2019 potrebbe essere un 2016-2017 questo vino. Quindi troveremo un dosaggio brut per tutta la batteria perché esclusivamente si fa in dosaggio brut. Andiamo a vedere, intanto... Il colore del primo calice rispetto ai due mi sembra un pochettino più carico. Quindi una nota un po' più eh, marchiata, una nota un po' più paglierino, paglierino che vira su un riflesso, diciamo, leggermente dorato. Non trovo una grossa differenza di bollicine tra il primo, il secondo e il terzo, più o meno siamo in linea, cioè l'espressione delle bollicine se dovessi definirle, mi viene in mente molto fini, piccolissime, non grossi palloncini, ma persistenti, continuano, risalgono in superficie e fa presagire poi soprattutto il primo calice la cremosità che sicuramente troverò poi in, in bocca. Un'impronta bianca. Frutti bianchi, pensate alla polpa bianca, potrebbe essere mela, non quella acidula, non la Granny Smith, quindi quella che dà un'impronta quasi verde. Qui siamo una via di mezzo leggermente un pochettino più matura. Molto agrume, molto agrume, un'impronta quasi eh, ricca, nocciolata come sfondo, molto leggera. È molto espressivo questo vino al naso. Saten vuol dire anche eleganza, satén vuol dire finezza, ma soprattutto al palato. In bocca è piacevole, una buonissima cremosità, avvolgenza. Subentra quel frutto dolce che abbiamo riscontrato al naso, ma in bocca è ancora più accentuato e agrumato, cioè il finale di questo vino, polpa bianca iniziale ma la chiusura agrumata. Mi dà l'idea di un vino eh, dolce, accogliente, nulla di amaro finale, non fa pensare la parte, la parte bianca, ad esempio... Dell'arancia o di un limone, ma qui parliamo solo di scorza e di un profumo molto elegante, una media buona lunghezza. Se dovessi parlare di persistenza, è un vino che provoca molta salivazione, quindi lo reputo anche d'abbinamento. Quindi pensate ad accostare un vino del genere ad un piatto. Mi viene in mente. Eh, potrebbe essere un antipasto, potrebbe essere un finger food veloce. Ecco, la scelta, la scaletta di questi vini è puramente casuale. Non c'è nulla di più importante alla fine e meno importante all'inizio, perché qui bisogna mostrare veramente il territorio. Abbiamo fatto solo una scelta che è quella d'annata, perché poi berremo l'ultima annata di Saten che è 2014, solo questo, ma non per per eleganza o per importanza di questi vini. Grazie. Secondo vino. Un pochettino più scarico. Cambiamo zona, siamo a Callino, Castelfaglia. Callino è una frazione di Cazzago San Martino. Uscita a Rovato subito a destra. Ad un paio di chilometri, 5 chilometri, trovate la località Callino, molto, molto piccola. Ovviamente, l'azienda qui i vigneti sono a 300 metri sul livello del mare, lavora ancora su questi gradoni, eh, terrazzamenti alcuni. Piccola, si estende su 17 ettari, non di più. E qui troviamo due linee di produzione. Ma noi oggi assaggiamo il monogram, che è eh, diciamo, l'alta fascia, quella più pregiata di questa azienda. È la, come dire, il clivet prestige dell'azienda. Chardonnay, eh, non come nel primo caso, Chardonnay 100%, seconda, secondo calice, Chardonnay 90% e Pino Bianco 10%. L'affinamento più o meno è come il primo, quindi parliamo di 24 eh, mesi sui lieviti. Quello che cambia è una piccola percentuale di questo vino in barrique, quindi. La Prima fermentazione in acciaio è una piccola percentuale di questo vino in barrique. Anche qui la sboccatura è più o meno alla pari, quindi ottobre 2019. Vediamo. Beh, al naso sembra più ricco e più largo. Intanto parliamo di un'altra zona non così fredda come nel primo caso. Qui siamo un pochettino in linea di massima verso l'autostrada. È un po' più articolato al naso, profumi ancora dolci, ricchi, magari frutta bianca qui diventa un pochettino più colorata, marca su toni gialli, potrebbe essere una, una, una pesca gialla, l'arancia. Molto elegante, piacevole il naso, fa pensare ad un vino un pochettino più importante in bocca. Cioè, se penso ad un aperitivo, poi lo assaggerò perché non l'ho ancora assaggiato. Se penso ad un aperitivo, magari il primo, qui vado ad accostargli un piatto, poi vediamo: cambia la cremosità in bocca. La bollicina qua è più persistente. Ce n'è di più in bocca. È più gradevole come vino e quella nota dolce persiste ancora. Qui fa pensare a un territorio leggermente più caldo rispetto al primo, quindi tendenzialmente diverso. Infatti qui parliamo di questa zona leggermente collinare, di origine morenica, quindi se si ha a che fare con la morena, l'origine morenica di questo territorio, la tendenza di questi vini sono su questa linea, invece al di fuori leggermente diverse nelle colline moreniche. Poi avremo modo di tornare di rivedere questi vini e di cogliere anche le sfumature con 1, 2, 3 gradi di temperatura in più perché poi questi vini sono sempre in evoluzione anche nel calice terzo assaggio, sempre Saten qui siamo eh, ad Adro, vicino ad Adro l'azienda Ferghettina, una delle eh, aziende storiche del territorio Inizia con le vigne a Erbusco, ma dopodiché si spostano oggi si sono stabilizzati. Quindi ad Adro Roberto Gatti eh, inizia ormai anni fa eh, il, um, a Cazzago San Martino nel 1953, quindi un'azienda produceva vino per altri produttori, aveva l'uva. Franciacorta poi nasce come un territorio di produzione per i vini rossi veniva definito il vino rosso, perché poi il Curte Franca oggi è fatto ancora con i vini rossi, ma venivano chiamati questi vini da Francia Corta il Bourdoncy Mager, quindi i vini di Bordeaux un pochettino più leggeri. Poi nel 61 poi eh, cambia, quindi oggi si fa pochissimo eh, Curte Franca e tantissimo Francia Corta, questo è il, il dato di oggi. Però alcune aziende, e Fraghetina una di queste, che producono ancora vini, bianco, vini bianchi fermi o vini rossi come Corte Franca o come IgT Sebino, eh, hanno mantenuto proprio un livello qualitativo altissimo di questa produzione. Qui siamo, parliamo di un'azienda un pochettino più grande, 200 ettari vitati, dislocati su 11 comuni e in questo caso assaggiamo un, un Satèn 2016, quindi un millesimo, l'annata 2016. Se dovessimo considerarla il top 5 stelle, non lo è a 4 stelle, quindi è mancato qualcosina Comunque molto buona, ma non eccezionale. Ok, come è nata 2016. E questa è un'azienda che possiamo dire seriamente: un'azienda a sfondo familiare perché genitori oggi i due figli sono enologi di successo e sono loro che mandano avanti questa quest azienda. 100% Chardonnay. In questo caso quindi torniamo come il primo vino. Qui abbiamo eh, la provenienza da 20 vigneti che sono dislocati un po' dappertutto, in sei comuni della eh, Francia Corta. Un affinamento maggiore, quindi 36 mesi, almeno 36 mesi di affinamento, è meno zucchero rispetto a quelli precedenti, 1-2 grammi eh, in meno. La sboccatura di questa bottiglia è un pochettino più giovane, quindi aprile 2020. Pensate, se il tiraggio è 2016, il, il tiraggio è stato fatto 2017, diciamo febbraio-marzo, la sboccatura eh, aprile 2020, quindi la permanenza è anni, più di tre anni sui lieviti, quindi superiore ai 36 mesi. E qui non possiamo sbagliare perché abbiamo il millesimo e Abbiamo la sboccatura. La sboccatura è il momento dove il vino inizia. Questa tipologia di vino inizia l'ossidazione perché entra in contatto con l'ossigeno. Prima è stato bello coperto all'interno della bidule con i lieviti, eccetera. Dopodiché si provoca questo stress enorme al vino, e questo vino da quel momento in poi inizia l'ossidazione. Bene. Intanto il colore mi risulta nel mio calice un po' più vicino al primo rispetto al secondo. Poi dipende da, dall'illuminazione. Almeno qui non manca, insomma, ho la luce bianca perfetto, per perfetta. Fidatevi. Ecco, eh sì, listo. rese bassissime, ecco questo in bocca rispetto ai primi due è ancora più potente, la nota fruttata diventa più articolata sicuramente, racconta di più, ti lascia anche un sottofondo di, di nocciola, di, di guscio questo vino, sarà l'affinamento, può essere, il territorio soprattutto, pensate a questo assemblaggio di parcelle provenienti da tantissimi territori messi insieme ha un naso anche più articolato questo vino rispetto ai precedenti elegante al gusto il filo conduttore dei primi è la cremosità cremosità perfetta, diversa da un altro Franciacorta qui abbiamo la cremosità che invita alla beva. Molto piacevole. Il quarto vino, e qui ci spostiamo eh, di zona, torniamo ad Erbusco. Erbusco è un po' la, la, la capitale del, eh, della Francia Corta. È, è la sede poi del consorzio, una delle zone più vocate, le aziende più importanti, eccetera, eccetera. Un'azienda, questa è Enrico Gatti. Eh, non giovane con una, una certa storia, viene completata nel 2005, ma ha cambiato poi eh, si è ampliata per tre volte durante la sua esistenza. I vigneti medi 25-30 anni di, eh, di vigneti siamo nel comune di Erbusco, e loro come proprietà vigneti oggi hanno solo Chardonnay e Pino Nero, non hanno Pino Bianco, non tutte le aziende. In Francia Corta eh, oggi producono l'uva da, da pino bianco e erba, ma perché ce n'è veramente pochissimo. In questo caso qui beviamo l'annata eh, 2015, 2015, chardonnay 100%, in questo caso, 50% del, del mosto in fusti di rovere, quindi un pochettino di legno e 50% in acciaio. Qui l'affinamento siamo un pochettino inferiore rispetto al terzo vino, quindi 36 mesi, più di 36 mesi abbiamo detto il terzo vino, il quarto scendiamo a 32 mesi d'affinamento. Anche qui la sboccatura è 2019, probabilmente i primi del 2019. Naso, il colore intanto, anche qui, Risulta un pochettino più ricco, quindi siamo in linea col primo calice. Naso leggermente inferiore rispetto al terzo. Se voi avete il terzo calice e lo hanno usato ancora, adesso si è ancora modificato, quindi viene fuori una nota eh, importante anche di, eh, di, di lievito, di freschezza in bocca. Qui invece questo è un pochettino magari più lieve come prodotto. Molto elegante al naso, ritorna quella scorza d'agrume. Ricorda un po' il secondo territorio. Siamo vicini: non siamo molto vicini, però le parcelle sono vicine e ricorda un po' al naso il secondo, non il primo che siamo distanti e neanche il terzo che risulta più, eh, più carico di profumi. piacevole la bocca, un'acidità più accentuata, una bella sapidità, un filo conduttore nei tutti qui rappresenta e racconta il territorio e la, non l'acidità nel vino, ma la sapidità nel calice, quindi quello che ti può dare il territorio. L'acidità, ovvio, stiamo bevendo un franciacorta, non deve mai mancare, ma qui è quel saporito in bocca, cioè sia come antipasto, sia come abbinamento, questo vino racconta tanto il territorio, cioè quello che mostra tutte le zone ovviamente diverse con peculiarità diverse, fatto in diverso modo, però il filo conduttore marca ed è sempre presente. Molto piacevole anche questo. Il quinto siamo, Cambiamo zona, siamo a Monticelli Brusati. Monticelli Brusati, eh, cantina villa, un borgo, oltre ad essere una cantina, un borgo medievale molto importante. Bellissima cantina. 37 etari vitati, dislocati quasi in un monoblocco. Quindi siamo a Monticelli Brusati o a Provaglio di Seo, in quel territorio. E la particolarità di questa azienda è quella di creare soltanto millesimati. Cosa vuol dire? Sicuramente esaltando in questo modo le peculiarità dei propri terreni, eh, dando la possibilità di leggere in ogni millesimo l'andamento climatico delle diverse vendemmie. In poche parole, vuol dire se sbaglio l'annata, o se, infatti, c'è stato un anno, eh, due o tre anni fa, la, grande, la, la grandinata, siccome loro hanno le vigne monoparcella, monoblocco. Prendi la grande in quel momento, vuol dire non fai il vino. Se il millesimo non è buono, non puoi fare il vino perché non hanno la possibilità di avere altro vino per poterlo fare. Quindi loro rispettano il vino d'annata. È così l'annata 5 stelle, il vino sarà 5 stelle, sarà meno inferiore. Bene. Chardonnay 100%, 26 parcelle piccole, vinificate separatamente, poi messe insieme. Affinamento qui superiore ai 36 mesi e la sboccatura settembre 2019. Parliamo dell'annata qui 2015. Quindi questo è un vino che ha fatto un pochettino sui lieviti. 2015-2019, almeno 4. 2015 vuol dire tiraggio febbraio 2016, 2016, 2019 superiore ai 36 mesi tranquillamente. Il colore, il colore più simile, forse un pochettino più carico rispetto al quarto, però quelli leggermente più scarichi, il secondo e il terzo, adesso, e la bollicina, qui la vedo ancora più minuta e più eh, persistente. Bello il naso, quasi nocciolato quasi noce, un'impronta ricca, matura. Mostra, mostra gli anni, ovviamente, la lavorazione, ma nello stesso tempo agrumata, dolce, fresca, però quell'impronta quasi nocciolata, da guscio. piacevole, non trovo, trovo la cremosità molto piacevole in bocca, ma non trovo quella forza della bollicina che ho trovato nei primi quattro. Mi sembra più cremosa, più tenua, se devo dare un termine, minuta, fragrante, minuta, sottile, sottilissima, ma continua, molto piacevole. Ciò che ad esempio avete ancora i calici, quindi potete assaggiare, ovviamente lasciando i bicchieri perdiamo la bollicina, quindi se volete gustare le bollicine meglio non vederle ma berle. Io preferirei non vederle ma gustarle, perché se le vedo vuol dire che le sto perdendo, cioè, è semplice. Poi ci hanno impiegato, abbiamo detto, 36 mesi, 40 mesi a creare queste bollicine, nell'arco di qualche secondo svaniscono, va bene, bisogna finirle ancora di più con la temperatura si sentirà quel profumo quasi nocciolato, quella nota dolce, un, una nota che marca su una mela matura, in questo caso non così fresca, o una polpa d'agrume, la parte quella gialla lavorata d'agrume. Bene, l'ultimo, i barisei, i barisei che è un modo di dire chiamati nel Franciacortino, ormai da quattro generazioni, forse avete sentito Solive fino a qualche tempo fa, è anche una era, eh, lo è ancora, un agriturismo molto importante, qui siamo a Erbusco, una storia che arriva da molto lontano, non da oggi, fanno vino da tantissimo, facevano il vino rosso e anche l'accoglienza poi per tanti anni in questa location. E qui siamo ad Erbusco, 40 ettari circa di, di proprietà, quindi ad Erbusco torniamo vicino a ad Dadro, Erbusco, quindi terzo, quarto vino, siamo vicini come aria. Qui beviamo 2014, se pensate all'annata 2014, molto fredda. Eh, rispetto al 2015 ma non inferiore cioè qualità elevata è stato per la francia corta una buona annata nonostante le piogge nonostante le muffe nonostante tutto perché è da zona a zona che qui è cambiata certo che se pensate al 2014 per i vini rossi quasi dappertutto è stata forse disastrosa qui invece per, i, per alcuni vini bianchi alcune zone buona chardonnay 100% acciaio Rese bassissime in questo caso, e qui abbiamo eh, settembre 2019 la sboccatura, quindi 2.14, 2.15, settembre 19 Parliamo di 5 anni almeno d'affinamento, non risulta riserva, è semplicemente il, 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 il satin in questo caso 2014 con rese ancora bassissime. Intanto il colore non mostra gli anni perché non cambia molto rispetto a quello precedente, forse una tonalità leggermente diversa, ma un vino che ha avuto un anno in più di affinamento rispetto a quelli che abbiamo assaggiato eh, fino adesso. Naso leggermente più tenue rispetto al quinto. Molto elegante, non posso dire minuto perché veniamo da un assaggio che era massiccio, preponderante quello precedente. Qui e rimane l'eleganza, ritorna al frutto, ritorna l'agrume. Manca quella, eh, quella nocciola, manca la noce, quindi il guscio quasi sparisce. e in bocca ritorna la forza della bollicina. Cremosità nel quinto, qui cosa abbiamo? Ritorna ancora l'acidità e soprattutto il sale, sembra un vino più giovane, in realtà questo ha un anno in più, 2014, da zone diverse. Andiamo a rivedere tutti i calici insieme per capire come si sono poi evoluti nel, nel calice. I profumi del primo ovviamente sono diventati più maturi al naso, la bocca è rimasta tale, molto piacevole, meno bollicino ovviamente. Nel secondo un po' più tenui, quasi meno importanti rispetto al primo assaggio. Evidente il gusto, piacevole. Una grande beva questo vino. Man forse più corpo nel primo, questo un po' più, un pochettino più esile. Inizialmente era sembrato diverso, vedete? Cambia e evolve anche nel calice. Naso del terzo, molto bello, è rimasto tale, si è ancora amplificato. La bocca è eccellente, dolce, una caramella. Pensate a una caramella dolce in bocca: l'idea è quella con una nota balsamica finale, una, una caramella agrumata. Il quarto, stabile, stabile all'olfatto, potente in bocca, potente la bollicina, naso fine. Quinto, ancora nocciola, ancora più maturo, molto accogliente e molto piacevole. grande beva, una grande eleganza come sorso questo vino e poi l'ultimo ovviamente il primo pecca un po perché l'abbiamo versato mezz'ora fa questo è ancora più fresco stabile ancora il profumo e la bocca è preponderante ancora viva, arzilla piace bene dobbiamo rispettare la tabella di marcia. Io vi ringrazio, se avete qualche domanda sono qui, se non avete altre domande vi ringrazio e vi ricordo il prossimo appuntamento che sarà sabato, credo in questa location, qui o in un'altra sala, dove faremo una degustazione alla cieca. Quindi alla cieca non sveleremo alla fine ovviamente le bottiglie, e cercheremo di toccare tutte le zone del territorio ma alla cieca. Vi ringrazio e buona serata.